Buongiorno dal Corriere di Sciacca. Oggi è martedì 5 gennaio. Ai problemi organizzativi di gestione per una campagna di vaccinazione che non si è mai fatta si aggiunge nelle ultime ore in provincia di Agrigento anche il problema della mancanza di siringhe di precisione. Il rodaggio, insomma, non è ancora terminato, come del resto accade anche in altre zone d'Italia. Ci si scontra ogni giorno con situazioni di emergenza che bisogna affrontare e risolvere. Ieri all'ospedale di Sciacca polemiche per le proteste di alcuni sanitari che operano nelle aree Covid e che non sono stati ancora vaccinati. La questione è stata discussa in una riunione dell'ASPE e oggi si dovrebbe recuperare e placare soprattutto le polemiche. Preoccupa la situazione contagi nei comuni del Belice. La curva epidemiologica si impenna a Menfi con 11 nuovi casi, gli attuali positivi sono 69. È il comune agrigentino che registra il più alto numero di soggetti positivi al Covid. A Santa Margherita Belice ci sono 9 nuovi casi, i positivi attuali sono 20. A Montevago si sale a 17 con 3 nuovi contagi. Ribera invece scende a 12 attuali positivi con ben 9 guariti rispetto al 2 gennaio. Il report dell'ASP di ieri sera è riferito alla giornata odierna. Il report dell'ASP di ieri sera registra 81 nuovi casi in provincia, 112 guariti, fortunatamente nessun decesso. Crescono però i nuovi positivi in Sicilia e aumenta anche il tasso di positività. Gli ultimi dati sui contagi da coronavirus nell'isola allarmano e ci pongono al terzo posto in Italia, sia per nuovi casi che per percentuale positivi tamponi. Ma non sono soltanto questi i numeri che tengono in ansia la Sicilia, perché tra decessi e nuovi ricoveri la regione si pone purtroppo ai vertici. È tra le regioni che effettua più tamponi, ben 7.597 nelle ultime 24 ore, ma è anche quella che registra i maggiori contagi, 1.391 in un solo giorno. Il tasso di positività è schizzato al 18,3%, molto più alto della media nazionale, che è del 13,8%, e questo dato pone la Sicilia al terzo posto. Tornano a protestare i sindaci della Valle del Belice dopo aver appreso che nella legge di bilancio 2021 non ci sono interventi per il completamento della ricostruzione. La titanza del governo, nonostante gli impegni assunti, scrivono i sindaci del territorio in un documento. Dopo aver lavorato per più di un mese intero con riunioni, tavoli di confronto e videoconferenze, aver presentato 5 emendamenti, poi sintetizzati in uno e in continuo confronto con l'ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture, restiamo, affermano i sindaci, a mani vuote perché nella legge non c'è traccia di nulla che riguarda il Belice. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, è intervenuto a proposito della polemica sull'assenza di una presenza femminile nella giunta regionale di governo. Ha detto che l'assenza di una rappresentanza a seguito della sostituzione di cui assessori, richiesta da Forza Italia, è solo momentanea e dice di attendere dal partito una comunicazione in tal senso. Ci fermiamo qui, grazie, buona giornata, restate su CorrieredeSciacca.it.